Radio Incontro, eccomi qua, Pierluigi Stentella in diretta 88700 e ovunque voi siate dal sito radioincontroterni.it per parlarvi insieme a Massimo Martinelli, che salutiamo. Ciao Massimo. Buonasera, grazie. Benvenuto, benvenuto in diretta, reggitore della compagnia dei vignaioli di La Morra, niente popò di meno. Niente popò di meno. Parliamo appunto della Mangialonga di La Morra in provincia di Cuneo, ma parliamo, io lascerei parlare appunto il reggitore Massimo Martinelli. Con molto piacere, e devo anche dire con una certa emozione, perché noi stiamo celebrando quest'anno la 32esima edizione della Mangialonga. Eh già. Vuol dire che siamo sulla breccia da un sacco di tempo, e lo dico con un certo rimpianto, perché quando abbiamo iniziato nell'86 eravamo tutti molto più giovani e molto più gagliardi. Ma il vino aiuta a mantenersi giovani, vino, e non solo. Il vino Veritas, il vino Felicitas, possiamo aggiungere. E la manifestazione è nata perché ci piaceva pensare alla gente che si aggirasse in mezzo ai vigneti ammirando il panorama, perché anche il panorama è una componente importante. Penso sappiate che la zona delle Langhe fa parte del patrimonio dell'umanità, UNESCO, quindi è un riconoscimento che ci fa molto onore. Passeggiare in mezzo alle vigne godendo del panorama, ma soprattutto godendo della qualità dei cibi e della qualità dei vini. E La Morra, devo dire, rappresenta nell'ambito del territorio del Barolo il 30% della produzione del Barolo. Quindi ci picchia. Ci diamo delle arie, giustamente. E poi La Morra è un paese in cima a una collina che si affaccia con un belvedere splendido, e da lì, dalla Morra, si domina tutto il territorio del Barolo. Quindi siamo passeggiate. Goduriose. E la il menù è molto semplice, nel senso che è molto buono e rispecchia un po' lo spirito dei nostri piatti tipici. Allora si inizia con i salumi, e in particolare anche con la presentazione del lardo. Il lardo molti lo criticano, dicono ma è grasso. No, il lardo è di una bontà estrema, è un grasso buono, perché è genuino, è un grasso buono che fa bene anche al colesterolo, quello vero. E a questi piatti, a questa entrata si accompagna il vino Dolcetto d'Alba, che è il vino, diciamo, della quotidianità. Mm-hmm. Poi si cammina ancora e la seconda tappa prevede la presentazione dei ravioli al plin, che è una specialità nostra langhigiana, e qui saliamo anche di tono per quanto riguarda il vino, perché viene abbinato alla Barbera d'Alba, al Nebbiolo d'Alba e al Langhe. Una bella poesia mi stai narrando, ci stai narrando delle cose meravigliose. I ravioli al plin, per chi non conoscesse perfettamente la ricetta. È una ricetta che richiede molta pazienza, perché alla fine è questo agnolotto, chiamiamolo, che viene ripieno di carne e di verdure, viene chiuso con le mani e gli si dà un pizzicotto, plin, il piemontese e il pizzicotto. Bellissimo. E bellissimo. Quindi c'è proprio un'abilità estrema da parte delle massaie di fare questa forma un po' particolare. Mm-hmm. Bene, il piatto forte però è la carne, ovviamente. Noi siamo nella zona del Barolo, il Barolo è vino da carne, sì. E abbiamo il piatto che si chiama Bocconcini Mangialonga. Ah, ok. Dobbiamo dire che la carne nostra è molto buona, perché c'è la sottorazza piemontese albese. Sono animali allevati anche in libertà, quindi senza nessun trucco, in maniera molto naturale, e quindi la qualità della carne è eccellente. Sono sani perché pascolano, diciamo. Sì, esattamente. E qui c'è anche l'accompagnamento di un piatto di polenta. Mm. E la polenta, io credo che per tutti noi sia un ricordo ancestrale di tempi più miseri, in cui la fame era più evidente, e sta riconquistando il palato dei consumatori, perché la polenta ti ricorda qualcosa. La polenta, sì, ci ricorda quando in nostra infanzia vengono le famiglie contadine, mangiavano la polenta. Polenta. Era praticamente a base di polenta. E qui entra in gioco Sua Maestà il Barolo, il più grande vino del mondo, il più grande vino d'Italia, proposto dai produttori di La Morra. Poi si continua e c'è il plateau, come si dice in francese, vabbè, diciamo la selezione dei formaggi, e anche qui la provincia di Cuneo ha dei vanti, perché abbiamo molti formaggi a denominazione di origine protetta, e ancora una volta è di gioco il Barolo. E poi ovviamente bisogna finire il pranzo ideale in dolcezza, il dolce
che noi proponiamo è la torta di nocciole e il lamorrese al barolo. E qui entra in gioco un vino che è frivolo, che è leggero, che è più un succo d'uva che non un vino, che è il moscato d'Asti. Accipicchia. Un bicchiere fresco che ti rallegra e che ti concilia con il mondo intero. Dopo una bella camminata all'aria aperta. Dopo una bella camminata, poi sicuramente una camminata col sole, quindi anche il tempo è buono. Per certi aspetti. Ecco, una particolarità è la seguente, che noi quando abbiamo iniziato l'attività della Mangialonga, poi ovviamente abbiamo invitato i nostri amici produttori che arrivavano dalla Svizzera, dalla Francia, dalla Germania, e questi sono venuti e sono rimasti talmente entusiasti che hanno copiato l'idea nostra e la stanno riproponendo nei loro territori. Hai capito? E quindi abbiamo addirittura organizzato una confraternita delle Mangialonga che prevede due itinerari in Italia, uno è alla Morra, l'altro è a Montacanale, quindi nella zona di fronte a noi, nel Roero, due percorsi in Svizzera, un percorso in Germania e cinque percorsi in Francia. E la miseria, vi siete, io pensavo che vi foste arrabbiati per questa cosa, invece avete fatto una fratellata. Ma quanto abbiamo fatto una fratellata. Va bene, siete superiori. L'Unione Europea è più facile passi attraverso il vino e il cibo che non attraverso la politica. Comunque non voglio fare polemica. Una buona riflessione, direi. Sì. Io inviterei tutti a riflettere. Una buona riflessione. E la cosa furba che noi abbiamo lanciato come idea è quella di invitare su ogni percorso una di questi percorsi. E mi spiego, per esempio noi quest'anno ospiteremo gli amici del Beaujolais, quindi dalla Francia, che verranno a proporre i loro vini. Sì. E noi, pari pari, a settembre, saliremo in Alsazia a proporre i nostri vini sul loro percorso gourmand. E questo mi sembra una cosa veramente, uno scambio d'alto lignaggio, diciamo, di alto, no? Di alto valore. Poi io dico sempre che attraverso il vino si creano le amicizie, si consolidano, e noi ci diamo delle aree di avere questa catena di amici sparsi nel mondo del vino, con i quali ci si incontra volentieri a fare le riunioni, a discutere i programmi, a fare dei progetti. E quindi chiudiamo anche un po' di aria, ma mi sembra giusto. No, ma c'è anche la sostanza. E che sostanza? La Mangialonga, la Morra, provincia di Cuneo. Allora, vogliamo parlare di, non so, abbiamo parlato del menù, come raggiungervi. C'è un sito molto, molto, molto completo dove potete trovare tutte le informazioni. Vero? Di bello alla Morra, siamo a 521 metri di altitudine, dominiamo la valle del Barolo, è una posizione strategica, non siamo distanti da Torino, non siamo distanti da Genova, non siamo distanti da Milano, e quello che è bello, abbiamo una clientela tra virgolette che arriva un po' da tutto il mondo, non solo italiani ovviamente, molti svizzeri, molti francesi, molti tedeschi, l'anno scorso c'era una delegazione dal Quebec, pensate un po'. Ogni tanto ti arriva il coreano, ti arriva il giapponese, è una veramente una kermesse che affratella tutti gli appassionati. E questo è importante perché dobbiamo aprire questa nostra Italia che si sta chiudendo un pochino sempre noi di più. Riteniamo di dare un messaggio innanzitutto di qualità, ma soprattutto di cordiale accoglienza e di cordiale amicizia. Quindi non manca nulla, le langhe, il vino buono, la passeggiata, il tempo è buono, il menù è spettacolare, il vino 5 no, sono, o non mi pare. Ne parliamo, basta venire. Di questa giornata. Venite numerosi. La Mangialonga, la Morra, è domenica prossima praticamente, l'abbiamo detto. Agosto. Esattamente, quindi domenica 26 agosto. C'è un costo del menù da pagare, chiaramente strutturato, ho visto ci sono degli sconti per i gruppi, per facilitare per i ragazzi, certo, per i gruppi, sì, io mi sono documentato. No, è molto ben articolata, è molto ben frequentata, ecco, diciamo anche quello, c'è gente di qualità che vuol partecipare a questo evento, perché è veramente un evento. Ma poi lì, cioè, tutte le cose sono prodotte, gustate lì. Quindi occhi, gusto, palato, sì. Poi vino buono accoppiato al cibo alla portata buono, giusta. Noi penso che nella vita poche cose riescono a raggiungere tale perfezione, tale piacere.
piacere sicuramente. È vero o no, caro reggitore della compagnia dei vignaioli di La Morra? Noi ci teniamo molto, Massimo Martinelli, a condividere questi piaceri con chi ci vuol bene. Mi piace molto questo. Ci aspettiamo con ansia e con piacere questo clima che, caro Massimo, sei riuscito a ristaurare. Con l'esperienza uno. Dopo 32esima edizione, insomma, già dalla terza alla quarta sapevamo cosa fare, vero? Sicuramente. Va bene, allora rinnoviamo l'appuntamento domenica 26, domenica prossima, appunto a La Morra, in provincia di Cuneo, c'è la Mangialonga. Si camminerà, si gusterà vino, cibo, panorama in uno dei luoghi appunto patrimonio dell'umanità. E non stiamo dicendo cose, insomma. No. Una cosa molto bella. Io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete rivolto e mi auguro che possiate venire anche voi una volta. Magari, perché no?